Amici di Ideaplus, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di un tema molto importante, di una patologia che affligge tanti milioni di persone in Italia e non solo, che purtroppo è in continuo aumento e che ovviamente sta evolvendo sotto tanti punti di vista, anche ovviamente quello sanitario per quello che riguarda la miglioria, per quello che riguarda la qualità della vita. Lo faremo con un nostro amico della redazione di Idea Plus, che è sostanzialmente un attivista, l'avevamo già conosciuto, i più attenti che seguono assiduamente il nostro canale se lo ricorderanno qualche autunno fa, era il 2017, quando è stato presentato il percorso dell'acqua proprio per diabetici. È con noi, mi fa molto molto piacere ripresentarlo, Damiano Iulio, appena arrivato da Parma. Ciao Damiano, grazie di essere con noi. Piacere mio per essere qui. Ritorno sempre nella Val di Chiana con immenso piacere per rivedere anche, insomma, il progetto che abbiamo realizzato insieme a questa attenta amministrazione e alla collaborazione, ovvio, della Regione Toscana e delle associazioni del territorio. E sì, possiamo parlare di un tema che direi che è la seconda pandemia che, insomma, nella quale non bisogna mai smettere di abbassare la guardia, anzi bisogna continuare a lottare per i diritti che spesso vengono dimenticati. Ecco, te sei un grande attivista, insomma, è una cosa, è una battaglia proprio personale, stai combattendo per te, ma anche ovviamente per tutte quelle altre persone che lavorano a livello sociale, insomma, che hanno questa problematica che non è assolutamente da poco. Io farei però un excursus, partirei proprio dal principio. Quando ti è stata diagnosticata questa malattia, il diabete di tipo 1, quando te ne sei accorto e come hai affrontato inizialmente nel momento in cui, insomma, ti è stata diagnosticata, perché è una malattia che sappiamo ad oggi non si guarisce, quindi, insomma, sostanzialmente è una tipologia di malattia in cui necessariamente ti farà compagnia, tra virgolette, per tutta la vita. Sì, avevo l'età di 13 anni, insomma era piena adolescenza e insomma come tutti i bambini ero goloso, ma purtroppo il discorso della golosità me lo continuo a trascinare anche adesso, ma insomma ero un adolescente in sovrappeso e mi fu diagnosticato il diabete di tipo 1 e da allora insomma seguì tutte quelle che sono le routine classiche insieme a tutto lo staff della diabetologia, insomma delle dietiste e quant'altro, iniziai a fare lo sport perché insomma sappiamo che tramite lo sport possiamo assolutamente convivere abbastanza bene con questa, insomma, con questa malattia, ecco. Sì, lo sport è fondamentale. Non siamo medici, quindi non ci permettiamo di dare consigli clinici, però è universalmente riconosciuto, soprattutto per chi ha appunto il diabete. Fare sport il più possibile fa bene a Assolutamente sì, prescindere, per il diabetico ancora assolutamente di sì. più, questo non ci piove assolutamente. Quindi 13 anni ti sei accorto con un'iperglicemia, immagino, no? Avevi Sì, valori dei glucosi molto molto alti. era dei valori abbastanza alti, insomma, urinavo spesso, ero in sovrappeso, insomma, la pressione alta e quindi, insomma, tutto questo insieme di valori ha portato, i medici a guardarci dentro, no? Come si dice in questi casi, a fare delle analisi più approfondite e si sono accorti, insomma, che c'era questa malattia già dentro di me. Io inizialmente, insomma, ovvio come tutti i ragazzini, si è spaventati, si ha fortunatamente l'appoggio dalla famiglia e poi si inizia un percorso, insomma, di Di convivenza con questa convivenza. malattia, come È vero. sappiamo. Quello è, sì, sappiamo molto bene, tra le altre cose. C'è da dire, facendo un balzo molto grande, che dal momento in cui ti è stata diagnosticata ad oggi, comunque sia, insomma, sono passati gli anni e fortunatamente è una tipologia di malattia che ha fatto passi da gigante. All'inizio, anche solo per segnare i valori glicemici, davano il diarietto in carta. Oggi ci sono i freestyle, quelli che si appoggiano con un ago Esattamente. sottocutaneo, e insomma, in automatico fanno tutti i grafici possibili e immaginabili. Insomma, si è passati da un'era, diciamo, paleozoica, giurassica, a un'era contemporanea. Ovviamente non è che Assolutamente sì. questo guarisce o risolve, ma migliora e non di poco la qualità della vita. Ecco, su questo ti dico, sei contento, sei soddisfatto, riesci a fare una vita più o meno normale, insomma, tanto ognuno poi ha le sue problematiche, ha le sue defezioni sotto tanti punti di vista, però insomma sicuramente queste cose, queste migliorie che sono andate avanti e che continuano nel tempo, un po' di
miglioria, appunto, come detto, le danno a chi, ai pazienti. Assolutamente sì, tanto è che io indosso Freestyle, è comodissimo, mantiene insomma un diario grafico giornaliero con l'andamento, ti indica la glicemia, insomma, se sta scendendo, sta salendo, e quindi è comodissimo veramente in tutti i casi. Tanto è che, insomma, poi ne parleremo dopo, può essere utilizzato in vari ambiti dove lo stick cosiddetto glicemico risulta essere invasivo o risulta essere anche fastidioso, ma ne parleremo. Certo, assolutamente. Dopo. E in questi anni sei diventato un attivista, no? Ti batti per i diritti dei diabetici, per quello che riguarda i lavoratori, per quello che riguarda l'aspetto sociale. Di cosa ti occupi esattamente? Che cosa stai facendo anche in questo momento e come hai iniziato questa tua battaglia? Perché di fatto questo è, no? Sì, definiamolo anche crociata, dai. Ancora di più. Sì, faccio l'attivista per i diritti delle persone con diabete, lo faccio insomma anche sostenendo la mia associazione, che è l'Associazione Italiana Lions per il Diabete, con la quale insomma c'è una proficua collaborazione di scambi di idee, di progetti, come il Cammino dell'Acqua che ho realizzato qui, ma adesso il Cammino dell'Acqua è diventato un progetto a livello internazionale, vedrà la luce in tante altre città, la prossima sarà Rasilia in Umbria, poi ci sarà Perugia, ci saranno altre località insomma dove rivedremo riprodotto il Cammino dell'Acqua che nasce qua a Chianciano Terme. Certo. Sì, mi occupo anche e soprattutto di collaborare con le istituzioni, di influenzare i cosiddetti tra virgolette politici. Ho la fortuna, diciamo, una grande fortuna di poter collaborare con una senatrice della Repubblica, Daniela, che è la senatrice Sbrollini. Daniele Sbrollini, una persona squisita, una persona direi di un gran spessore di umanità, proprio perché appoggia insomma quelle che sono le mie idee per migliorare questa società. E come infatti ti dicevo l'ultima volta, ho lanciato e scritto questa interrogazione parlamentare per il mondo del lavoro, che mi vede coinvolto a 360 gradi, proprio perché credo che serva più sicurezza nei luoghi di lavoro per le persone con diabete. Vogliamo e dobbiamo ricordare che noi diversamente glicemici, è vero, abbiamo una condizione di vita oggi sicuramente migliore rispetto al passato, ma non dobbiamo dimenticare che insomma siamo lavoratori fragili, siamo lavoratori vulnerabili. Gli anni che ci hanno appena preceduto ce lo insegnano, la pandemia, e quindi credo che la vita delle persone, soprattutto nei luoghi di lavoro, sia una cosa da preservare, da proteggere, insomma, senza dubbi, senza se e senza ma. Oggi come oggi il lavoratore diabetico, parliamo, generalizzare è sempre sbagliato, però in Italia, per la tua esperienza, per quello che vedi, per quello che senti, per quello che ti comunicano, per quello che sai, credi che sia sufficientemente tutelato o siamo indietro anche rispetto ad altri paesi o comunque in generale rispetto a una patologia invalidante, grave, che da cui ad oggi non si guarisce? Siamo indietro, si devono fare ancora quelle riforme necessarie per garantire, come abbiamo detto prima, la sicurezza, garantire una vita alle persone diabetiche sui luoghi di lavoro. Abbiamo lanciato la proposta del glucagone spray, questo spray salva vita in tutti i luoghi di lavoro. Abbiamo lanciato la proposta del cane allerta sui luoghi di lavoro, ovviamente dove è possibile inserirlo. E, insomma, queste per esempio sono le due proposte che sto portando avanti, le proposte principali, ma voglio sferzare una lancia verso le donne. Ne parlo spesso perché io credo che le donne con diabete, le donne diversamente glicemiche devono, credo, diventare le nostre supereroi, perché io credo che è vero che siamo in una pandemia, ma eticamente il diabete viene sconfitto quando una donna diabetica continua e vuole fare figli. Questa è una grande prova di umanità, e quindi a queste donne io credo debba essere concesso, almeno nel periodo di maternità, un periodo più lungo
di pausa dal lavoro, proprio perché non hanno solamente come dire, la maternità, ma hanno anche una malattia e una condizione per la quale credo che un meritato riposo debba essere più lungo. L'ho certo. scritto tanto tempo fa in un articolo, continuo a rivendicarlo e speriamo, insomma, che la politica e le istituzioni ci ascoltino. Trovi riscontro o trovi muri davanti a te quando proponi queste cose che sono lodevoli, ammirevoli, perché ovviamente si parla di persone che hanno delle problematiche, insomma, quindi credo che sia giusto, legittimo e sacrosanto, però com'è il percorso, com'è la strada, piena di buche o è relativamente scorrevole? Ecco, una domanda. Io sì, ho la fortuna di poter collaborare con la senatrice, e ovviamente è una persona molto impegnata, quindi insomma non tutto quello che riesco a scrivere viene letto, ma su alcune proposte insomma ci si sta lavorando. Ovvio, non tutte le istituzioni sono pronte ad accoglierle, probabilmente perché non c'è una, ancora quella informazione capillare, non c'è ancora una grande consapevolezza di questa pandemia che è in atto, e quindi insomma ci vorrà un po' di tempo, ma io sono e voglio continuare a essere ottimista, perché certo. ci sono persone come la senatrice che è di grande umanità, che insomma ascoltano le persone come me, e quindi certo. Damiano, vogliamo rompere uno stereotipo che ormai non è più in uso, che il diabetico non è che non può mangiare i dolci, non è che può deve privarsi completamente del gelato d'estate se lo vuole, su di un cioccolatino d'inverno. Faccio dire da te che sei direttamente interessato, insomma, quindi questo, ripeto, non sono consigli medici, sono testimonianze di vita di una persona sì. che convive con questa malattia ormai da decenni. Quindi vogliamo fare anche chiarezza che rispetto a periodi in cui non si faceva l'insulina, quella che era ricavata dal maiale, se non sbaglio, le prime che lasciavano anche le cicatrici, che insomma adesso la faccenda è un po' diversa, insomma, è una vita sì. comunque che con attenzione, però non bisogna privarsi di alcuni piaceri della vita che persone normali hanno, ecco. Esattamente, sì, infatti ne parliamo spesso di questa cosa che ti viene detto tu puoi, tu non puoi, insomma. Beh. Credo che un diabetico ben compensato e che abbia consapevolezza della propria malattia, che insomma abbia faccia attività fisica quotidiana, insomma che segua un regime alimentare equilibrato, possa permettersi anche qualche sgarro, qualche sollievo del palato, insomma, quindi ecco, e soprattutto in questo periodo possiamo assaggiare, dai. Cioè, ora si va incontro a Natale, assaggiare. Qualche dolcetto natalizio, un Pandoro panettone ci può stare, insomma. Sì. Ti definisci un bravo paziente, nel senso, come sono i tuoi valori? Ci racconti anche proprio la tua esperienza, come lotti con il diabete, no? Perché ovviamente ci sono esami di controllo, esami del sangue, delle urine, esami dai diabetologi, dai dietisti, come se ti dovessi dare una valutazione, come se fossi uno studente. Ma sono sufficientemente bravo, un 6, dai. Un 6, io faccio molta attività fisica e quindi insomma mi aiuta tantissimo. Sono molto goloso, quindi non nascondo il fatto che questo è un problema, è un po' un problema. Però insomma sono sufficientemente bravo su quello, insomma non posso certo. non sono un ottimo allievo, ma sono sufficientemente bravo. A livello prettamente, qui ancora mi interessava anche la tua esperienza, anche perché magari chi ci può guardare in questi giorni, in questo momento, insomma, può trarre anche le sue conclusioni o fare eventualmente un confronto. A livello psicologico la vivi bene questa cosa? Ti senti limitato? Ti senti diverso, tra virgolette, girare con le penne di insulina, con gli stick, ora beh ci sono i freestyle, però insomma comunque sia con qualche marchingegno che comunque serve insomma una mano artificiale per appunto inoculare le varie insuline, la lenta e la veloce all'interno del tuo organismo? Oppure la vivi relativamente bene? Parlo proprio a livello mentale, ecco. No, la vivo relativamente bene, molto, in maniera molto spensierata. Ovviamente la vivo in maniera un po' più pesante in certi momenti, nella quale vedo che di fronte a me, in casi di difficoltà sugli ambienti di lavoro o in altri ambiti, ci sono delle persone che non riescono a recepire che di fronte a loro non c'è una persona ovviamente
normoglicemica, ma una persona diversamente glicemica. Ad esempio, il discorso dei dentisti è un discorso dove io credo si possano fare dei passi avanti anche in breve tempo. Ti dicevo prima che non abbiamo dei dentisti preparati. Nessuna offesa all'ordine dei medici e dei dentisti, ma io credo che sarebbe necessario, e i tempi sono maturi, affinché un paziente diabetico possa andare dal dentista e possa avere monitorata la propria glicemia. Quando una persona è stesa su un lettino che sta facendo qualsiasi operazione dal dentista, non può misurarsi la glicemia, ma deve essere un assistente alla poltrona. Beh, lo può fare un po' prima, però. Lo può fare un po' prima, oppure l'assistente alla poltrona può farlo durante. E beh, può garantire, come dire, quella serenità psicologica a un paziente che magari non, certo, è ben compensato. Freestyle in questo caso ci verrebbe in aiuto. Basta che gli dai la macchinetta, alla fine appoggia vicino al braccio. Quindi questo si può fare, insomma, questo non è un lavorone. Però secondo me bisogna che si scriva un qualcosa, una legge o un qualcosa che aiuti gli studi dentistici ad adoperarsi. Perché credo che non tutti magari abbiano quella voglia e quella propensione a fare questo tipo semplice di lavoro, perché poi è, certo, semplicissimo. Ne ho già parlato con alcuni dentisti e hanno trovato la mia idea molto interessante, anche perché io da paziente diabetico vorrei questo tipo di servizio, perché se devo, certo, stare un'ora steso su un lettino, vorrei sapere come sta andando la mia glicemia. Certo. E sicuramente un dentista che mi dà questo tipo di opzione lo sceglierei. Certo. Quante volte fai il test glicemico al giorno, in una giornata normale ovviamente? Ah, 4-5. Sì, non è che tanto, pensavo 6-7-8. No, 4-5. 4-5. Le ipoglicemie come le gestisci invece? Diciamo sempre appunto anche per aiutare magari chi ci guarda che ha questa patologia, quindi magari anche per dire io faccio così, forse è meglio, forse è peggio. Ripeto, non sono consigli medici, sono testimonianze di vita di una persona che conosce con mano. Con il GlucoSprint, che è questo liquido di glucosio con vitamina D, che era stato studiato per gli sportivi, lo gestisco con quello, ma io di ipoglicemia ne ho pochissime, fortunatamente, ma quando mi capitano ho GlucoSprint, oppure un semplice succo di frutta che ho alla mano, oppure anche la Coca-Cola. E ti fa l'effetto come braccio di ferro con gli spinaci, che in un attimo... Esattamente, sì. Per chi non lo sapesse, l'ipoglicemia, insomma, sono pochi zuccheri nel sangue, quindi viene una fame terribile, in certi casi tremano le mani, sudorazione, insomma, e se si rimane un lasso di tempo relativamente lungo si va a rischio anche vita, insomma. Esattamente, ecco, questa è una cosa importante da gestire. Per quello che riguarda il Covid invece, come hai vissuto questi 2 anni, ormai 3 di fatto, maledetti? Perché insomma sappiamo tutti che il paziente diabetico era considerato un paziente fragile, un paziente in cui all'inizio faceva anche fatica a fare i vaccini, no? Perché comunque era un po' più a rischio magari, soprattutto con le prime varianti, di andare in terapia intensiva sotto tanti punti di vista. Sia a livello personale che come attivista, immagino che sono stati periodi belli intensi. Sì, io ho continuato a svolgere finché ho potuto il mio lavoro, ovviamente con tutte le protezioni del caso, mascherina, guanti, occhiali. Ho avuto un periodo anche di cassa integrazione, ho fatto tutte le 3 dosi di vaccino, consigliato ovviamente dalla mia diabetologa, e durante il periodo della pandemia sono uscito anche con un comunicato stampa dove ovviamente chiedevo che la cassa integrazione per le persone con diabete che hanno famiglia a carico e quindi che sono monoreddito fosse allungata, perché ovviamente un lavoratore diabetico con una famiglia a carico io credo che debba assolutamente avere quel welfare insomma un certo tipo d'azione che lo possa aiutare più a lungo rispetto a un lavoratore per sua fortuna che sta bene, certo, ma non è una discriminazione verso chi sta bene, anzi è un mettere l'accento su una situazione che spesso è più sconosciuta, ma a chi vive in prima persona la malattia, certo, insomma. Eri spaventato durante magari i primi lockdown, insomma, ripeto, perché da paziente fragile un pochino più esposto al rischio nel caso in cui, oddio, se lo prendo io sto coronavirus, ci sta, sì, che vado a occupare un posto in terapia intensiva, no? Quando ero sul luogo di lavoro, sì, 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 assolutamente.
sì, ero abbastanza spaventato, tant'è che ho portato la mascherina, insomma, fino a poco tempo fa, continuo, certo, a portarlo quando so che ci sono, insomma, dei picchi di, certo, di influenza, proprio per preservarmi al massimo, perché, insomma... Per quello che riguarda il lavoro, il tuo lavoro, perché ovviamente sei anche un lavoratore, che precauzioni usi? Nel senso che tu a lei dice: ragazzi, se mi vedete che tremano le mani, vuol dire che sto andando in ipoglicemia, prendete la bustina di zucchero, mettete sotto la lingua. Che consigli gli hai dato, che dritte gli hai dato, nel senso, sotto l'iperglicemia? No, alla fine, perché poi lì dipende da te, vai in bagno, ti fai il buco di insulina, di Humalog, credo, e sei a posto. Più che altro per le ipo, anche se mi hai detto che sono poche, però qualche accortezza ci vuole anche sotto questo punto, sì, di vista. Sì, sì, ho avvisato, insomma, i miei colleghi sanno quello che faccio, e i miei datori di lavoro anche, ma io conto sempre su me stesso, nel senso, certo, che con me ho sempre il sensore freestyle e ho sempre il glucosprint, quindi me ne accorgo abbastanza rapidamente se c'è qualcosa che cambia e intervengo subito, cercando di evitare di coinvolgere il più possibile i colleghi, proprio perché so che è una situazione che non sanno affrontare e ho piacere per loro. Certo. Secondo te, Damiano, c'è la consapevolezza di che cos'è in realtà questa malattia e come si gestisce? Da chi non ce l'ha sto parlando, ovviamente. Non lo so, magari se sei a una cena piuttosto che a un incontro, persone che ci dialoghi, che gli racconti, che gli spieghi, no? Perché magari è sempre visto con questo discorso alla siringa, alla puntura, al lago e via dicendo, e lì finisce. Che percezione hai? Che la gente sa, si rende conto, è sufficientemente informata, oppure all'incirca su per giù, come si dice qua da queste parti? Anche lì dipende chi incontri, nel senso che se incontri una persona che è curiosa anche di ascoltare ciò che racconti della tua vita personale, o è curiosa sulle tematiche che riguardano la salute, sì, ma se no se ne fregano, diciamolo chiaramente. Tanto è che infatti, insomma, molte istituzioni ancora ignorano il fatto che siamo in una pandemia del diabete, tanto è che siamo in un paese, come ti dicevo prima, dove ci sono molti atti ma pochi fatti. Abbiamo leggi vecchie, leggi che risalgono all'87, non c'è un adeguamento per quanto riguarda la vita delle persone che lavorano, certo, nonostante questa malattia. Certo. A livello sportivo che fai? Corri? Fai Nordic qualcosa? Walking. Nordic giustamente, walking, come qualche anziano, è vero. Insomma, lo faccio quotidianamente, devo dire che, insomma, per me è un toccasana, ecco, certo, ma lo è credo anche per tante persone, anche con altre varie patologie, insomma, un'attività, certo, che viene indicata spesso. Certo. Per quello che riguarda l'agenda, invece, che cosa hai in cantiere, che cosa stai elaborando, quello che poi si può dire, perché magari c'è anche qualcosa di più, tra virgolette, segreto, no? Se vogliamo, con la senatrice piuttosto con altre istituzioni, hai fatto belle cose importanti, abbiamo letto articoli e comunicati, stai lavorando a qualche cosa di particolare, oppure in questo momento è un momento più tranquillo, diciamo, insomma, rispetto a altri, ecco? Stiamo lavorando, insomma, con la mia associazione, con l'AILD, cioè l'Associazione Italiana Lions per il Diabete, alla divulgazione e alla promozione del cammino dell'acqua anche in altre parti d'Italia. E invece dal punto di vista politico stiamo lavorando per presentare l'interrogazione parlamentare al ministro, ovviamente, del lavoro, per quanto riguarda l'ambito dei cani allerta diabete e per quanto riguarda il glucagone spray in tutti gli ambienti di lavoro. E poi, insomma, ci sono altre cose alla quale sto lavorando, ma devo mantenerle ancora riservate. Ancora, certo. Però, insomma, tutto quello che riguarda e quello che faccio è per sensibilizzare le istituzioni e, insomma, anche la società civile nella quale viviamo. Certo. Il 14 novembre era la giornata mondiale del diabete, no? Esattamente. Giornata di sensibilizzazione. Avete fatto qualcosa di particolare quest'anno? Cerchio blu, abbiamo usato anche noi oggi in questo nostro speciale il colore azzurro, che di fatto, se vogliamo, è quello simbolico, iconico, no, del diabete, per quello che riguarda anche il cerchio, appunto, del 14 novembre. Avete fatto qualche cosa di particolare, oppure...
La mia associazione è stata presente in tante piazze con i propri delegati, con i propri referenti, quasi in tutta Italia direi, con gli screening sul diabete, e questo è stato un bellissimo lavoro perché insomma tramite gli screening del diabete si riescono anche a individuare dei nuovi casi, ovviamente sono supportati dalla Croce Rossa, dal personale infermieristico. E quindi insomma è stato un bel momento anche per scambiare quattro chiacchiere con le persone che si sono avvicinate, che magari fino ad allora non avevano nessun tipo di informazione. Certo. Sai che la nostra associazione ha un centro di ricerca internazionale in Umbria che è diretto dal professor Calafiore ed è quel ricercatore che ha lavorato negli Stati Uniti. Certo. Ha lavorato negli Stati Uniti, è stato insomma l'uomo che, possiamo dire, ha messo parola alla fine del diabete. Sono uscite le sue varie ricerche scientifiche sui giornali più importanti del mondo, dove insomma uno studio approfondito e interessante che ha fatto insomma, ha dato i suoi buoni e ottimi risultati. Vi invito ad andarlo a leggere perché è veramente molto interessante. Per quello che riguarda la tua associazione invece vogliamo dare qualche info in più a chi ti volesse contattare, chi ti volesse chiedere qualcosa, chi avesse bisogno anche di aiuto, insomma, perché volevo dire anche il primo principio è quello della solidarietà, come deve fare, come deve muoversi? L'associazione è l'Associazione Italiana Lions per il Diabete, c'è un sito che è ailde.org. Infatti ha questo qua è il logo dell'associazione, c'è una pagina, è importante sostenerla perché si sostiene la ricerca e quindi si sostiene la lotta al diabete, ma si sostengono anche tutte quelle che sono le altre attività che l'associazione sta portando avanti, come i campi insieme che sono stati un paio di mesi fa sviluppati in Umbria, dove ragazzi diabetici e ragazzi non diabetici si sono incontrati ed è stata un'esperienza bellissima. E poi insomma si sostengono anche delle attività che riguardano le persone con diabete e con disabilità, e anche quelle sono molto importanti e molto interessanti, andate a leggere. E soprattutto una delle attività che oggi stiamo divulgando per tutti i canali è quella del cane allerta diabete. Certo. Come vedi il diabete del futuro? Ripeto, abbiamo fatto passi da gigante e su questo veramente bisogna darne atto a medici, alla ricerca, insomma, a tanti punti di vista che insomma rispetto anche solo a 10-15 anni fa, quindi parliamo di ieri, non parliamo di secoli fa. Come te lo immagini tra 15 anni, che è una malattia gestibile, curabile, risolvibile, oppure ancora che siamo un po' indietro, c'è da lavorare un bel po'? Che idea ti sei fatto? Ovviamente non hai la sfera magica, però la sensazione anche vedendo la tua esperienza personale. Ma sì, credo proprio di sì. Insomma, io credo che fra una decina, 15 anni, avendo conosciuto e avendo avuto la fortuna di conoscere il professor Roberto Calafiore, credo che insomma si ponga fine a una pandemia e si possa iniziare a parlare della fine del diabete, ma non in maniera utopica, ma in maniera pragmatica. Insomma, il professor Calafiore per esempio ci ha dato proprio una prova certa di guarigione di persone che tramite l'innesto di cellule per il momento sono guarite, e quindi insomma, e poi la tecnologia ci sta venendo in aiuto tantissimo. Questa sarà una rivoluzione, insomma, sarà veramente, cioè, una malattia da cui fino a 10 anni fa te la tenevi tutta la vita, soprattutto viene in età giovanile, soprattutto il diabete di tipo 1, il mellito, quello che hai tu, insomma, te lo tieni per 60, 70, 80 anni, che invece magari con delle cellule o con la tecnologia riesce a guarire. Saranno di quelle cose che speriamo arrivi presto e rimarrà nei libri di storia per credo sempre. Credo proprio di sì. Cioè, sarebbe una bellissima cosa. Senti Damiano, invece per quello che riguarda la tua alimentazione, abbiamo detto, abbiamo parlato, non sei particolarmente attento, ti privi di tantissime cose perché tu sei goloso, no? E tante volte anche qui c'è lo stereotipo che il diabetico gli viene il diabete 1 per l'alimentazione sbagliata. Non è così, almeno per quello che sappiamo ad oggi. No. Vogliamo dire, perché delle volte mangi troppi dolci, ti viene il diabete. Questa è una cosa che no, assolutamente no. Ma io ho una dieta abbastanza varia, nel senso che ovvio ho delle privazioni. La quale evito di mangiare perché so che mi fanno male,
però tutto sommato diciamo che assaggio tutto. È goloso e curioso e quindi insomma no, un'alimentazione abbastanza equilibrata, anche perché facendo sport devo dire che per il momento compenso abbastanza bene. Certo, c'è da dire che ogni tanto io sento anche parlare, no, nei ristoranti ci hanno chiesto il menù diabetico, no, come c'è il menù per celiaci. In realtà un menù diabetico non c'è, nel senso è privo di, povero di glucosio, ma nello specifico non esiste un'alimentazione, una pietanza specificatamente descritta per i diabetici, anche qui vogliamo dirlo, perché magari ecco, chi ha il problema del gluten free, insomma della celiachia, magari con quello si risolve, il diabetico no. Ecco. Quello che della quale possiamo informarci è l'indice glicemico dei prodotti. Ecco, mi è venuto in mente adesso, infatti mi hai detto prima cosa stiamo lavorando, c'è anche il discorso dell'indice glicemico. Io sto preparando una proposta affinché, insomma, come nelle etichette per gli ipovedenti e i ciechi, ci possa essere un'etichetta per l'indice glicemico su tutti gli alimenti. Certo. Perché l'indice glicemico sappiamo benissimo che è di vitale importanza. Certo. E oggi non c'è un obbligo di mettere l'etichetta dell'indice glicemico sulle confezioni alimentari. Certo. E questo secondo me è un grave errore, perché ci aiuterebbe tantissimo nel gestire, insomma, la patologia. Certo. Ecco, su questo siamo molto indietro. Per quello che riguarda invece appunto il diabete, hai fatto test, eri il primo in famiglia, ereditario, perché anche questo se ne discute tanto, no? E si fanno appunto anche test genetici per capire se è ereditario oppure se per sfortuna uno è il primo, perché tanto da qualche parte uno deve partire. Che conclusione hai tratto nel tuo caso specifico? Mi hanno fatto fare dei test al San Raffaele a Milano. E all'epoca, insomma, andiamo molto indietro, ed era un test per la predisposizione genetica al diabete. Insomma, eri predisposto. Esattamente, sì. Quindi, primo in famiglia, non c'era nessuno, e quindi insomma ho questo primato. Volevi l'esclusiva, dai, volevi vedere. Volevo l'esclusiva. Volevi vedere come funzionava. Ecco, comunque ricordiamo anche, ovviamente, anche per chi non ce l'ha, Damiano è venuto da Parma con la sua macchina, da solo, cioè fa una vita normale, ovviamente, con delle accortezze, a parte che oggi come oggi bene bene non sta nessuno, no? Ognuno ha delle patologie, purtroppo, chi più chi meno gravi, però insomma puoi fare tutto, la patente ti vale meno, no? Rispetto a altri, ad altre persone, anche la vista va controllata in maniera più importante, però ecco, vogliamo dirlo, insomma, questa è una cosa importante e fondamentale. C'è un problema che però, se gestito bene, si convive alla grande. Alla grande no, bene, insomma. Bene, sì, insomma, diciamo che io per il momento posso essere più che contento della vita che faccio, anzi faccio quello che mi piace, quindi mi ritengo fortunato rispetto a, insomma, a tanti altri che sicuramente non fanno una vita agiata come la nostra. Ci sono malattie molto più invalidanti, ci sono malattie molto più gravi, insomma noi possiamo ritenerci anche abbastanza fortunati, ecco, quindi insomma. Nel tuo caso posso chiederti che tipo di invalidità hai, nel senso anche per capire quanto incide su una persona, cioè per lo Stato italiano Damiano Iulio è invalido al 60%. Quindi insomma non poco, però questo al di là di l'aiuto per quello che riguarda tutti i test, tutte le analisi, finisce lì, quindi prettamente a livello medico, diciamo, no? Nel senso non hai ticket, non hai le esenzioni per quello che riguarda analisi del sangue, immagino. Sì, per quanto riguarda la sfera del diabete, siamo, abbiamo tutte le esenzioni del caso, ma insomma per il resto sono un normale lavoratore invalido che svolge il suo lavoro e basta, non c'è niente di particolare, di speciale, no. Certo. Per quello che riguarda l'estero invece, insomma, fortunatamente l'Italia ora con tutti i suoi difetti, però è un paese avanzato, è un paese civile, è un paese, insomma, dove per tante cose siamo avanti. Hai riscontrato durante i tuoi studi, i tuoi articoli, i tuoi confronti, i paesi anglosassoni sono quelli un pochino più avanti, quelli da cui prendere esempio, da cui seguire, piuttosto che, non lo so, altri stati nord Europa? Che idea ti sei fatto sotto questo punto? Chi è più avanti di tutti? Chi è che tira la fila? Ecco. Guarda, io dato che insomma sto lavorando a un progetto molto bello e molto importante, secondo me, traggo ispirazione dagli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America nel 1950 scrissero la prima carta per il lavoratore diabetico.
Nel 1950 qui eravamo in pieno dopoguerra e nascevano i primi movimenti sindacali. Ecco, da questa esperienza del 1950 io ho letto quel testo e mi sono documentato, voglio realizzare un progetto importante proprio per dare tutte quelle riforme della quale abbiamo parlato a un mondo del lavoro che necessita, secondo me, e necessiterà sempre di più, dato che i numeri ci confermano che le persone con diabete al lavoro sono sempre di più e abbiamo leggi vecchie che non tutelano e non garantiscono insomma, la sicurezza delle persone con diabete sui luoghi di lavoro. Per quello che riguarda Chianciano Terme nello specifico, come sei arrivato qua? Come hai avuto il contatto del sindaco Marchetti? Insomma, Chianciano è un paese famoso, però è piccolino, da Parma non è vicino, ma non vicinissimo, insomma, sono tre ore e mezzo di macchina. Quindi questo progetto del cammino come è nato? Come vi siete incontrati? Ecco? Io ho sentito parlare di Chianciano sempre dai miei nonni, perché venivano qui per le cure termali, certo. Ci sono venuti per 30 anni, sono anche guariti grazie all'acqua santa. E tramite, insomma, lo sport, il Nordic Walking, questa associazione nazionale che è tuttora oggi c'è, tramite ci siamo incontrati con questi amici di Chianciano, amici speciali, persone per bene che voglio salutare, e abbiamo pensato, insomma, a questo bel progetto legato al cammino, alla bellezza dei sentieri di questo posto della Val di Chiana Senese e soprattutto a fare del bene a quelle persone che tramite lo sport vogliono stare bene. Certo, no, questo è importante, è doveroso, insomma, avete fatto anche belle cose, la collaborazione andrà avanti, nel senso vi sentite, vi scambiate informazioni su come vanno anche il cammino dell'acqua, insomma sappiamo che dietro le piscine Truschetea, se non sbaglio, no? Ci sono anche di vario tipo, di varie difficoltà, di varie tipologie. Va avanti la collaborazione, ecco, non è finita lì, è fine a se stessa? Ma per il momento il cammino dell'acqua io ovviamente l'ho donato alla mia associazione che lo sta portando avanti e lo porterà un po' in tutta Italia, come ho già rivendicato, e ovviamente con gli amici di Chianciano ci si sente, ecco, ma voglio dire, il progetto adesso ha le gambe per camminare da solo, tanto è che ti ricordi che è stato riconosciuto bandiera azzurra, sì. E quindi questo, insomma, è un grande obiettivo che abbiamo portato a casa, ma della quale il paese di Chianciano e la sua amministrazione possono essere orgogliosi, secondo me. È sempre più gestibile, ma ce ne sono sempre di più, non so se sei d'accordo, parlo di diabetici ovviamente. Come te la spieghi questa cosa? Insomma, il mondo va avanti, bisognerebbe migliorarla sta cosa, invece anche problemi di sovrappeso, problemi di diabetologia, mi sembra che guardando i dati scientifici, quelli che abbiamo, non è che sono propriamente incoraggianti, parlo proprio di statistiche, di quanti ce ne sono. Sì. Come mai? Non lo so, purtroppo come dicevi tu non ho la sfera di cristallo, è un lavoro prettamente medico e di ricerca, alla quale purtroppo io personalmente non so dare spiegazioni. Quello che possiamo fare sicuramente è dare una mano, come dicevo prima, alle istituzioni affinché possano prendersi carico a livello sociale e politico di questa situazione che, come hai detto tu, sta abbastanza dilagando, ecco. Senza contare che poi magari paesi in via di sviluppo, paesi poveri, magari fanno anche fatica a reperire le insuline, no? E io una volta parlavo con, diversi anni fa, con dei signori che avevano questa problematica, erano a Zanzibar, quindi in Tanzania, a sentir loro non esisteva il diabete, magari succedeva che uno gli veniva un infarto, come una volta quando avevi il problema al cuore, ci gli è venuto un colpo, detto volgarmente, no? Quindi c'è anche questo di aspetto di curare anche chi davvero ha più bisogno, perché la vostra lotta a livello sociale e dei lavoratori è legittima, giusta, avete tutto l'appoggio del mondo, però ci sono anche quelli che sono uno step ancora indietro, se non due, e lì è un problema grosso, lì si muore di diabete proprio, è inconcepibile nel 2023. Sì, abbiamo posti nel mondo, a quanto pare, dove veramente c'è la carenza di insulina, perché in tante altre parti del mondo l'insulina è a pagamento. E quindi noi per fortuna, come hai detto tu, abbiamo tanti difetti, ma comunque abbiamo il miglior servizio sanitario del mondo, è un servizio che cura tutti, dal più ricco al più povero, e di questo dobbiamo dire veramente grazie a questo paese, grazie alla collettività e grazie soprattutto a chi continua a pagare
le tasse in maniera onesta, perché grazie alle tasse dei lavoratori e dei pensionati che insomma il servizio sanitario continua a dare i suoi anche buoni frutti, perché guarisce tante persone. Certo. Quando è l'appuntamento in agenda con la senatrice Sbrollini? Quando vi rivedete? Dopo le feste a questo punto, immagino. Io credo dopo le feste e speriamo di riuscire a portare qualche bel risultato, insomma, soprattutto per, ricordo, per queste madri lavoratrici che hanno bisogno di un sostegno enorme. Dobbiamo puntare a una politica femminista, perché la madre, insomma, è quella che genera la vita. E quindi la vita va preservata e va soprattutto premiata, e quindi credo, certo, che insomma è una lotta che, certo, deve essere condivisibile. È un tema soprattutto che deve essere trasversale, che non ha colore politico. Il diabete non ha colore politico. Assolutamente, questo è importante e fondamentale. Ne ha solo un azzurro, se vogliamo, iconico, ma per riconoscerlo, ma non c'entra assolutamente niente, insomma, assolutamente. Quante volte all'anno vai dal diabetologo, per curiosità? Per anche tante qui. Volte, tante volte, perché la mia diabetologa, la Maria Grazia Magotti, che voglio salutare perché sicuramente vedrà poi questa intervista, siamo amici, c'è un rapporto di amicizia, non più da paziente a dottoressa, e quindi insomma ci sentiamo spesso, ci vediamo spesso, e questo aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo, perché ti senti soprattutto molto più, tra virgolette, curato. Beh, ti senti più seguito, c'è uno scambio enorme di opinioni, e questo devo dire che aiuta tanto. Vi consiglio di trovare, o se avete già un diabetologo, una diabetologa, di instaurare questo rapporto di amicizia, perché vi aiuterà tantissimo. A questo si unisce anche una dietista e un endocrinologo, oppure... Anche questi, ovviamente, anche questi qua, anche sì, questi. Quindi. Sì, è uno staff di persone che diventano parte della tua vita, e quindi diventano anche loro amici. Però ripetiamo, e questo secondo me è un aspetto fondamentale, è tutto gratuito, nel senso tutto incluso nel servizio sanitario nazionale. Meno male. Io non credo che sia né poco né scontato. Assolutamente, ecco, non è scontato, perché in altri paesi tutto questo è a pagamento, a partire dall'insulina. E quindi noi viviamo veramente in un paese che ci permette di vivere e ci dà un servizio sanitario di alto livello rispetto al resto del mondo, ecco. Come insulina hai il microinfusore o fai con il metodo tradizionale, metodo, la siringata? Come metodo tradizionale, metodo penne tradizionale. E aghi e basta. No. Ti è mai capitato di dimenticartela, che ne so, vado a lavorare, perché sai, anche quello, come uno si dimentica le chiavi di casa o il cellulare, siccome il diabetico ha bisogno di farla questa iniezione 3-4 volte al giorno, 5 a seconda, insomma, delle varie persone, sarà capitato nel corso degli anni che dici, assolutamente sì, mi sono dimenticato la penna. Assolutamente sì, mi sono dimenticato gli aghi, ho finito gli aghi, e mi è capitato, per fortuna non ero lontano da casa, sono potuto ritornare a casa, oppure mi sono dimenticato qualche volta di fare la lenta, ma perché mi sono addormentato, quindi facendo l'insulina lenta la notte, vabbè, insomma, capita qualche volta a tutti, credo. Per lenta si intende quell'insulina che entra nell'organismo appunto in maniera più blanda, no? Rispetto a quella veloce, che invece è quella in cui si fa poco prima di mangiare sostanzialmente, o appena subito dopo. Anche qui ci sono diverse scuole di pensiero, lo diciamo sempre a chi magari ci guarda e dice: che vuol dire insulina lenta, che vuol dire insulina veloce, insomma. Insomma, Damiano, ci hai dato qualche informazione utile e necessaria. Ora, sei qua a Chianciano, noi ti ringraziamo anche della visita. C'era modo di fare una giratina, hai programmato anche questo tuo giro qua nella Val di Chiana Senese Aretina, tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana per essere più precisi, oppure si rientra alla base a lottare per i diritti dei diabetici? Purtroppo non potrò fermarmi, dovrò ripartire abbastanza alla svelta, ma ritornerò, perché insomma questo è un posto che io amo. Quindi ritornerò sicuramente per un weekend più lungo alle terme sensoriali,
non mancherò, no, no, assolutamente. Certo, anche perché poi tanto lo sappiamo, lo stress se gestito bene fa bene anche al diabete come a tutte le altre patologie del mondo, insomma, quindi sotto questo punto di vista assolutamente. Damiano, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, penso che, ripeto, abbiamo dato qualche informazione utile, lo vogliamo ridire anche magari a chi vi volesse contattare, perché io penso che questa sia una cosa fondamentale dove l'unione fa la forza e dove magari anche una conoscenza in più, non dico che può salvare una vita, ma può migliorare la qualità di essa, quindi penso che sia fondamentale, insomma, che stai lottando per tutti quelli che hanno questa problematica, quindi chiunque volesse, è proprio un invito aperto a chi ci sta guardando, a prescindere dall'ubicazione geografica, a prescindere se è diabete 1 o diabete 2, oggi abbiamo parlato più che altro della tua patologia, però insomma ci sono vari tipi, insomma anche quello degli anziani da pasticca per capirsi, sì, insomma, sì, sì. Ecco, chiunque volesse, Damiano Iurio è un attivista per i diritti dei diabetici e nel senso non fa assolutamente distinzioni di nessun tipo. La nostra associazione è un'associazione nazionale, l'AILD, quindi c'è il sito, c'è le mail, ci possono contattare me tramite la pagina Facebook o Instagram. E, insomma, io, sai Giacomo, chiudo sempre nei convegni o dove ho l'occasione di poter parlare con una bella frase, no? Che abbiamo coniato proprio per sensibilizzare le associazioni, cioè avere il diabete non è una colpa, è una colpa non combatterlo. E in questa frase c'è tutto. Certo, assolutamente. Damiano, noi ti facciamo gli in bocca al lupo, le congratulazioni e i ringraziamenti, ti aspettiamo qua a Chianciano quando vuoi, sai che Idea Plus nel nostro piccolo ovviamente perché è una televisione regionale, però siamo tuoi alleati, tuoi amici, quindi conta sempre su di noi e eventualmente poi ci sono anche le piattaforme streaming, nel senso qualora ci fosse bisogno, assolutamente, e forza e coraggio, avanti così, e quando ti rivediamo vogliamo nuovi risultati, lo sai, questo sì, assolutamente. Sì, 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 assolutamente, ci devi portare, come si dice, la notizia buona. Non mancherò, assolutamente. Io ringrazio l'amico Giacomo, che è sempre attento alle tematiche, è una persona di grande spessore umanitario, sensibile, e soprattutto insomma voi telespettatori che ci avete seguito, non esitate a contattarci per qualsiasi necessità legata al mondo del diabete, noi rimaniamo a disposizione, la nostra vocazione rimane sempre questa. Grazie anche da parte di Dimoriano e Michele alla regia e Sabrina Poggiani, imprescindibile come sempre al coordinamento, anche da parte mia un saluto e un ringraziamento, buona giornata.